consigliere comunale Simone Fighera insieme al vicepresidente del consiglio Giuseppe Leotta e il delegato del PD, l'avvocato Valentino. Ecco, oggi perché ci troviamo qui in piazza? Sì, intanto volevo ringraziare tutti per aver presenziato a questa manifestazione. Oggi ci troviamo qui per manifestare in maniera pacifica contro le concessioni che vengono ormai rilasciate e per anche incentivare l'amministrazione a ultimare il documento del PUDM, il famoso PUDM, che è il piano di utilizzo del demanio marittimo, che permette la gestione delle nostre spiagge libere proprio al comune. Consigliera Fighera, la Sì. vedo con un fiore in mano, cosa Sì. avete intenzione di fare? Allora, simbolicamente lasceremo sull'arenile questo fiore per contestare, diciamo, questo rilascio delle concessioni ai privati affinché questo non avvenga più e quindi anche di incentivare l'amministrazione affinché si ultimi il documento del PUDM, il piano di utilizzo del demanio marittimo. Da quanto tempo si parla del PUDM? Allora, purtroppo dal lontano 2012 il piano di utilizzo del demanio marittimo non viene approvato e così si rilasciano sempre delle concessioni ai privati. Quindi cosa vuole dire? Più spiagge libere e giardinese ai suoi ospiti? Sì, io ho avuto modo di parlare con tanti villeggianti, i quali tutti gli anni vengono qui a fare le loro vacanze. E quindi usufruiscono della nostra meravigliosa baia e si lamentano appunto di questa situazione, vogliono avere le spiagge libere e quindi, esatto, e quindi è giusto anche tutelare la spiaggia dei giardinesi, la spiaggia dei nostri villeggianti, soprattutto la spiaggia dei nostri pescatori, perché non dimentichiamo che qui c'è la storia dei nostri pescatori, addirittura noi abbiamo un'area di alloggio delle loro barche. Il nostro mitico Iano Mortellario ci spiegava proprio questa situazione qua. L'avvocato Giuseppe Valentino del Partito Democratico di Giardini Naxos. Ecco, oggi si sta cercando di sensibilizzare gli organi competenti a questo problema relativo alle spiagge libere, ma lei ha sottolineato anche il problema dei manufatti che vengono effettuati a supporto di queste concessioni. Ecco, lei che cosa ne pensa? Ma io credo che la situazione che si è determinata a Giardini sia molto grave, perché di fatto quasi tutte le spiagge della nostra costa, quasi tutte le spiagge della nostra baia sono state date in concessione ai privati e quindi è necessario invertire immediatamente questa tendenza e salvaguardare il diritto dei cittadini e dei villeggianti di usufruire di spiagge libere. L'altra questione altrettanto importante è che deve essere anche rilevato come i concessionari di queste spiagge non si limitano alla posa degli ombrelloni e delle sedie sdraio per consentire di usufruire del lido del mare, ma in realtà realizzano sulla spiaggia delle vere e proprie costruzioni con conseguenze estremamente negative ed anzi inaccettabili per quello che riguarda il paesaggio, per quello che riguarda l'ambiente e anche perché viene di fatto preclusa la vista del mare da queste opere assolutamente inaccettabili e che non dovrebbero in alcun modo essere Se autorizzate. ne discuterà anche a livello regionale con Se i ne discuterà a parlamentari. livello regionale perché il Partito Democratico sta investendo di questa questione il suo gruppo parlamentare. Perché noi riteniamo che questa città debba mirare in primo luogo alla salvaguardia del suo patrimonio ambientale e paesaggistico, che deve venire prima degli interessi dei privati, anche perché le spiagge, i beni demaniali sono del res communis omnium, cioè appartengono a tutti e devono essere concesse ai privati soltanto in casi eccezionali e quando questo sia possibile alla luce dell'interesse pubblico che viene sempre prima di quello privato, come recita la nostra Carta Costituzionale. Ne parlerete con l'onorevole Leanza? Domani avremo un incontro con il nostro parlamentare, onorevole Leanza, che vogliamo sensibilizzare e che si è già dichiarato disponibile ad affrontare questi temi all'Assemblea regionale.